4 come le edizioni, 3 come le gare, 1 come il convegno dedicato alla decarbonizzazione dei trasporti e poi 200 come i chilometri percorsi sono solo alcuni dei numeri di questa edizione 2023 del Valtellina Eco Green, 2 giorni dedicati come oramai da tradizione alla sostenibilità dei trasporti lungo i suggestivi percorsi della Valtellina. Sabato 28 ottobre il Green Challenge con partenza da Piazzale Bertacchi e con una competizione di regolarità che si è snodata lungo 4 tappe: Triangia, Berbenno, Forcola Fusine e Castello dell'Acqua. Una sfida al normale concetto di competizione automobilistica, una sfida alla cultura dei trasporti, una sfida decisiva per il nostro futuro. Tra le scuderie presenti, con un maggior numero di equipaggi, quella di Renault. La sfida è proprio questa. Oggi partecipiamo a questa bella manifestazione che da una parte ci permetterà di visitare, di vedere alcuni scorci della Valtellina, dall'altra sarà proprio un'occasione di mettere alla prova queste vetture green, queste nuove tecnologie. Tra l'altro oggi abbiamo in campo sia la nuova Clio, che è una vettura full hybrid, che le Megane e Tech, che sono invece 100% elettriche. È una gara di regolarità dove è previsto un percorso complessivo e all'interno di questo percorso ci sono delle prove appunto di regolarità in cui è richiesto essenzialmente di tenere una velocità media. Cambiare coscienza rispetto all'impatto che le emissioni di un tradizionale motore termico possono avere sull'ambiente che ci circonda passa anche da iniziative come questa, che hanno visto in valle la presenza di circa 40 equipaggi impegnati nelle gare di Green Endurance, Green Challenge e Green Hill Climb. Sicuramente il fatto di questo sviluppo verde, specialmente in una zona bella come la nostra Valtellina, penso sia molto importante, visto che la densità di traffico, anche commerciale, è molto elevata. E perciò è un'iniziativa per sensibilizzare anche questo tipo, questa nuova frontiera chiaramente del viaggiare, del trasporto. Noi che ovviamente veniamo dalle corse, rimaniamo sempre un po' scettici perché non abbiamo questo rombo del motore, quindi vabbè. Comunque sì, approvo a pieno questa disciplina che giustamente pian piano sta prendendo sempre più piede, è molto più accessibile a tutti e di conseguenza può avvicinare a un mondo che solitamente rimane sempre un po' troppo visto in là.